Buongiorno, benvenuti a tutti voi, benvenuto naturalmente speciale ai nostri relatori. Mi fa molto piacere darvi il benvenuto in questa occasione e senza fare il gioco di parole più ovvio del mondo vorrei sottolineare la normalità di questo evento, perché la scuola si è indubbiamente ritagliata uno spazio nell'immaginario collettivo, oltre che nelle valutazioni del sistema universitario, per la sua presenza e capacità come centro di formazione, come centro di cultura. Abbiamo dato prova di saper formare giovani brillanti e di avere un ruolo importante in questo senso, un ruolo visibile a livello internazionale. Ci abbiamo messo 200 anni per costruire questa immagine. In parallelo, non so se volontariamente, abbiamo anche costruito un'immagine che però la scuola si occupava sempre di altro, sempre di cose che non erano attuali, meglio se con un velo di polvere sopra. Questo c'è nell'immaginario collettivo, è inutile che lo neghiamo. Forse ce lo siamo anche meritato in passato, ma non deve essere così per sempre. Noi vogliamo, la scuola di oggi vuole essere presente nelle questioni anche di oggi, vuole essere un luogo dove delle opinioni vengono espresse, dove delle valutazioni sulla realtà di oggi sono espresse e dove ci può essere un dibattito anche su questioni controverse, difficili e spigolose. Il ruolo che ha il nostro centro di filosofia è importante e io ringrazio Michele Ciliberto che lo dirige per il lavoro che sta facendo in questo senso. Oggi appunto è una tappa di queste, una discussione su un argomento sensibile ma interessante, e mi fa molto piacere che i nostri relatori siano al centro della questione e ci aiutino a essere attenti, presenti, a dare un contributo su elementi così importanti. Quindi buon lavoro a tutti quanti noi per questa mattinata.